Bentornati in Angolo Creativo, pronti per una nuova review del mese? Io lo sono, cellulare alla mano, possiamo cominciare? Prontissimo il mio cellulare alla mano, cerchiamo adesso di rivedere insieme gli ultimi progettini realizzati. Sono più di 2 mesi oramai che non ci vediamo per una review, però effettivamente insomma il periodo estivo è stato molto tranquillo, molto rilassante anche, quindi ho cercato di dare tutto quello che potevo senza esagerare troppo, perché mi rendo conto che un pochino la voglia delle vacanze, il caldo che è stato terribile, che insomma ci fa un po' scivolare anche l'uncinetto dalle mani, ha fatto sì che un po' tutti rallentassimo, quindi abbiamo cercato di fare un po' di tutto. Avete visto che ci sono stati abitini, completini per il mare piuttosto che borse, insomma c'è stato un po' tutto. Abbiamo rivisitato anche diversi stili come lo stile hippie, bohemian, che sono stati anche molto di tendenza. Infatti io questo è un periodo che trovo molto stimolante per me, perché è il periodo in cui avvengono poi i cambi di stagione, le vetrine sono sempre ricche di tanti spunti creativi, quindi volentieri spesso faccio dei giri per vedere un po' quali sono le tendenze di quest'anno, i colori, gli stili anche. Devo dire che quest'anno ci sono tanti toni aranciati, rosa antico, bordeaux, insomma belli belli belli, quindi cercheremo anche attraverso il colore di raccontare il nostro stile. Quindi adesso andiamo a rivedere insomma gli ultimi progettini e perché no a darvi qualche suggerimento per le modifiche, stando alle domande che ho trovato sotto i video stessi. Risalendo praticamente dall'ultima review del mese, allora innanzitutto la tracolla bohemian che abbiamo fatto con la raffia, l'ho rivista in tante interpretazioni differenti, chi ha caricato un po' di più di dettagli, chi li ha tolti, però ho visto che vi è piaciuta, perché comunque avete visto che anche come indice di difficoltà non è stata molto complicata. La scuola di uncinetto no, la sezione non solo punti, anche questa devo dire ha riscosso un certo successo, perché chiaramente la lettura degli schemi non è poi una cosa piacevolissima, anche io quando ho iniziato li trovavo più complicati dei geroglifici, però poi con il tempo si impara, si interpretano, quindi senz'altro adesso abbiamo fatto anche qui una piccola pausa, torneremo anche nella sezione non solo punti, perché comunque avete visto che con l'ultima lezione, dove vi ho fatto vedere uno schemino molto interessante, l'abbiamo poi ritradotto in 2 o 3 progetti. Anzitutto abbiamo visto la lavorazione in linea con 2 filati differenti, poi in un progetto abbiamo realizzato la stessa lavorazione in tondo con un ulteriore filato, poi addirittura lo stesso progetto l'ho utilizzato per realizzare addirittura la borsa. Quindi insomma, come vedete, a volte basta un piccolo spunto dal quale si può partire per realizzare un'infinità di progetti differenti con materiale differente. Abbiamo utilizzato il filo di Scozia, la lana, il cordino, quindi insomma spero che, ecco, non siano diciamo discorsi a sé stanti, cioè fare un punto e poi ammollarlo lì senza così utilizzarlo, invece studiarlo, comprenderlo ed utilizzarlo almeno per un progettino, così insomma lo rendiamo anche più così fruibile in questo senso. Poi è andato, vabbè, l'abitino Yucatan che avete visto si poteva lasciare a maglia oppure interpretare anche ad abito, è stato quello che ho utilizzato di più. Appiatolo insieme al lemon sono stati 2 abitini che al mare ho indossato più volentieri. Poi il cardigan invece silver chic, un cardigan che avete visto è molto molto semplice e che potrete ovviamente realizzare anche in questo periodo dell'anno, anche in pieno inverno, perché il gilet era praticamente realizzato con un filato molto brillante che ovviamente potrà tornarvi utile magari sotto il periodo di Capodanno, però se vi piace il concetto del gilet al quale comunque potrete inserire le maniche, mi raccomando rivalutatelo anche con la lana, perché come vi dico sempre il canale è pieno di spunti, basta saperli guardare, quindi tutto quello che è stato proposto per esempio con il cotone ma che vi ha intrigato, il cui modello vi è rimasto particolarmente bene, lo potrete facilmente reinterpretare anche con la lana. E avete visto con l'ultima recensione quest'anno di lana e di varianti colore, di composizioni, sfumature, ce n'è veramente per tutti i gusti. Poi la Holly Bolly è stata comunque, mi avete chiesto il motivo di questo nome, è il nome di uno zaino degli anni 70, memoria di chi come me in quegli anni era già a scuola praticamente, e anche questo insomma comunque vi ho dato lo spunto per una borsa da mare, però l'ho rivista in varie tonalità anche in tinta unita e devo dire che è stato un progetto apprezzato perché è molto appunto versatile.
Facciamo una piccola parentesi invece per la sezione bebè, perché ovviamente le richieste su questo settore sono state tante nel corso degli ultimi mesi e quindi avevo fatto giusto un paio di proposte per cominciare a masticare un pochino l'argomento. Io poi magari tra un pochino cercherò di fare una piccola, se vogliamo, recensione, una chiacchierata anche su questo mondo, di capire anche quali possono essere i filati più adatti, perché una delle domande più frequenti naturalmente è: che filo si usa? Qual è più adatto? Qual è quello che anche in termini di manutenzione è più facile da gestire? Quindi faremo un excursus anche su questo mondo. Poi chiaro, su un gilet 0-3 mesi ho trovato scritta la domanda: sono una taglia 48, quante catenelle avvio? Beh, qua mi mettete veramente a dura prova, anche perché sul canale di tutorial con il top down ce ne sono tanti, non partiamo dalla 0-3 mesi, altrimenti diventa un'impresa. Chiaramente quello che per il mondo bimbo si lascia a sé stante, quello che per il mondo donna anche. Vi ricordo comunque che sul canale c'è la playlist, che non è altro che una raccolta per argomenti, e c'è l'argomento top down. Voi andate lì e naturalmente ci sono tutti i capi che ho realizzato col top down, quindi senz'altro in base al filato utilizzato troverete qualcosa che anche come avvio di catenelle, se siete incerte, vi può essere di aiuto. Poi naturalmente sul argomento top down ritorneremo, perché sulla maglia che mi sto indossando vi ho fatto vedere lo sprone rotondo e la suddivisione dei punti, quindi magari sul tema in generale si può tornare. Sempre rimanendo comunque nello stile hippie, poi c'era questa blusa particolare, sempre la hippie chic, che comunque ho rivisto anche questa con mille interpretazioni. Poi il bello è proprio questo, cioè vedere in che modo voi, attraverso il vostro gusto, attraverso l'uso del colore, riuscite a reinterpretare i progetti. Tante volte le maglie diventano abiti, gli abiti diventano bluse e così via dicendo. Poi un sorprendente ricetto amigurumi mi ha veramente emozionato molto, perché non credevo che un personaggio così piccolo potesse suscitare tanta curiosità. Le domande sono state tantissime, soprattutto in merito al fatto: ma ne facciamo degli altri? Perché ovviamente sui personaggi piccolini si può giostrare molto, perché possono diventare dei portachiavi, degli oggettini da appendere a borse, zaini o addirittura segnaposti, eccetera. Quindi il ricetto potrebbe diventare proprio un segnaposto se fate una bella cenetta autunnale e ognuno si riporta il suo, anche perché non è molto impegnativo in termini di tempo da realizzare, però vi garantisco che ne faremo degli altri. Probabilmente in questo tema amigurumi qualche sorpresa potrebbe esserci, però adesso vi studio qualche altro personaggio veloce e semplice da fare, così insomma anche in questo settore cerchiamo di fare qualcosina. Chiaramente gli amigurumi molto grandi sono tanto belli, ma richiedono molto tempo, richiedono dei tutorial lunghissimi suddivisi in 3-4 parti, diventa molto impegnativo. Quindi però su questi piccoli senz'altro faremo qualcosa. Poi se voi avete delle esigenze particolari, degli spunti particolari eccetera, scrivete naturalmente sotto il video, mi dite magari che tipo di amigurumi vi farebbe piacere, per che tipo di utilizzo anche, ok? Così vediamo di fare una cosina un po' più particolare, comunque mirata. Ecco, tanto io le cose cerco di farle per voi, quindi chiaramente se mi date uno spunto mi aiutate a essere più efficiente in quello che cerco di fare. Poi vabbè, c'era il gilettino college, sempre pensato appunto per lo 0-3 mesi, e qui ho trovato la fatidica domanda: sono una taglia 48. Ecco, diciamo che poi posporre i progetti non è semplice, però voi fate riferimento sempre a questa cosa quando vi dovete fare un top down. Allora, la nostra circonferenza testa è 55 cm, una scollatura da donna normalmente va su quella circonferenza 55-60, a meno che volete proprio un girocollo. Però se vi tenete su una catenella di 55-60 cm e vi fate il calcolo che ho utilizzato per questa, con qualsiasi filo decidete di partire riuscite tranquillamente, perché ovviamente il numero delle catenelle dipende da quanto è spesso il filo che andate ad utilizzare. Però se la catenella l'avviate, la misurate ed è 55-60 cm, sapendo le maglie che avete caricato, provate a fare questo calcolo, vedete che partire con un top down non sarà poi un'impresa così difficile, perché poi lo stesso calcolo vale sia che facciate la maglia aperta che chiusa. E veniamo adesso invece all'ultima recensione che invece avevo fatto, che ho chiamato curiosando, perché effettivamente c'è tantissima curiosità sui filati nuovi, e io che sono una che per natura è molto curiosa ho cercato di prendere un po' di filate, un po' di varianti colore, sperando di poter sfruttare al meglio queste bellissime nuance, perché quest'anno c'è veramente da divertirsi. Vi ho rimesso qualche campione qui, perché su ognuno ho già elaborato un progetto e qualcosina avete già visto, ma ci torniamo su immediatissimamente.
Allora, ovviamente io non ho ancora tutti i filati disponibili perché avendoli utilizzati, naturalmente per esempio il filato Travis non ce l'ho, ma ho la maglia Travis, il filato Nash non ce l'ho più perché c'è comunque, ma poi io vi metto le miniature qui in alto. Il cardigan è già realizzato, questi invece sono progetti in corso di lavorazione, quindi ancora i campioni li ho tutti disponibili. Allora, la maglia Travis, avete visto, è stata molto semplice da realizzare perché c'erano veramente due punti di lavorazione, due righe che si sono susseguite, quindi con la lavorazione pannello la maglia dava l'effetto di un top down, però rimanendo con un indice di difficoltà davvero bassissimo. Ovviamente qui ho sfruttato molto il colore, e quando noi sfruttiamo tanto lo spessore oppure una sfumatura è inutile lavorare con dei punti, che la nuance del colore, il passaggio repentino delle tonalità di colore poi va a cancellare, quindi è sconsigliato, diciamo così, utilizzare un punto di lavorazione complesso quando il filo già di per sé è molto ricco. Quindi c'è questa duplice cosa, insomma, vedete, in questo caso avendo dei filati tinta unita ho lavorato con il filato e con i punti per dare un che di ancora particolare, però se volessi rifare la stessa maglia, perché me l'avete chiesto, con un filato sfumato, potete anche non fare tutte queste varianti di punto, perché poi la lettura sarebbe quella del colore e non del punto. Questo è il suggerimento che vi posso dare. Quindi quando vogliamo fare un lavoro semplice rimanendo anche soltanto con la tinta unita, cioè con un punto basico, possiamo invece che usare la tinta unita appunto sfruttare un colore, sia sfumatura lunga che sfumatura più particolare, come appunto questa del Travis, che tra le altre cose appunto era una lana biologica, quindi un pochino particolare anche per quanto concerne la sua lavorazione, ed era una lana merino. Successivamente poi abbiamo realizzato il cardigan Nash. Questo filato è stato veramente piacevolissimo, perché chi lo ha preso, l'ho lavorato, sono poi sul mondo delle fate di progetti con questo filato, ne ho rivisti tantissimi, avete visto che abbiamo ricalcato un po' lo stile del 5 spicchi come tipo di lavorazione, perché parte dal tondo, quindi parte da dietro e si sviluppa come abbiamo fatto appunto col precedente progetto. In questo caso poi c'era il dettaglio del filato pelliccia, qualcuno lo ha rimesso, qualcuno ha realizzato un altro punto di lavorazione. A me fa sempre molto piacere vedere le vostre interpretazioni, perché sono altri modi di dare spunto ad altre persone che magari si stanno cimentando e che magari vogliono metterci quel tocco. Infatti sul gruppo chiaramente le condivisioni sono importanti, proprio perché magari sono di aiuto per le persone che ancora magari stanno progettando di fare quel cardigan, come in questo caso, però ancora non hanno ben idea di come lo vogliono realizzare. Poi è invece andata online la maglia Baby K, io poi le ho tutte qui, le rivediamo un attimo, che aveva il dettaglio particolare di questo taglio. Innanzitutto ho lavorato tutto a pannello con una asimmetria tutta da un lato. L'asimmetria era data proprio dalla differenza di cucitura delle spalle, una spalla era cucita per meno, una per di più. In questo modo abbiamo decentrato la scollatura della testa, in questo modo la maglia si è orientata sul lato, si è ammorbidita, e quindi è una maglia che è pensata un po' per tutte le taglie, proprio perché ha la funzione di non segnare la silhouette, cioè di cadere morbida addosso, dandovi un po' di volumi senza però caricare la figura. Infatti quando ho finito il tutorial vi ho suggerito, adesso la maglia ce l'ha qui, ve la faccio vedere, vi ho suggerito di non utilizzare un filato spesso, perché altrimenti questo piccolo volume diventa una massa, quella massa vi carica la figura, e invece di avere l'effetto di camuffare ha l'effetto di sovraccaricare, quindi di ingrossare, e noi questo non vogliamo mai, mi raccomando, facciamo attenzione. In questo caso anche il punto di lavorazione era semplice, perché chiaramente avendo lavorato con un filo sfumato non c'era bisogno di aumentare l'indice di difficoltà, e quindi come vedete, anche se così si comprende meno, però questo è il lato regolare con la manica più lunga, questo invece è il lato dove scendendo il pannello la manica è più corta, perché ovviamente c'è una simmetria tutta tirata da un lato. Qualcuno mi ha chiesto come faccio a sfruttare lo stesso progetto però non creando questa asimmetria, cioè volendola regolare vi basta cucire le spalle nella stessa misura. Avete visto nel tutorial, una spalla era cucita per pochi punti, l'altra per un bel pezzo, mettete al centro la scollatura della testa, lo scavo della testa, lasciando la cucitura sulle spalle della stessa misura sia da un lato che dall'altro. In questo modo vi viene una maglia comoda, dal taglio comodo,
per averla del taglio comodo, andate a fare almeno 10 cm in più della vostra circonferenza. In questo modo avete comunque una maglia morbida che nasconde i vostri volumi senza aggiungere altri volumi. Quindi in questo caso l'unica attenzione che vi chiedo di porre è allo spessore del filato. Non andate su spessori importanti, altrimenti ottenete l'effetto contrario. Questo invece era il Nesh, che parte proprio qui dal cerchio magico, quindi parte da dietro al collo e si va a sviluppare su una situazione un po', su una forma un po' geometrica. Come avete visto, non è assolutamente difficile, e a dispetto del modello 5 spicchi che mostrava un drappeggio sul davanti, la maglia scende molto regolare. Quindi io l'ho voluta enfatizzare con questo filato effetto pelliccia, però insomma, ecco, ho visto l'avete riproposta con tante soluzioni differenti, quindi qui anche una sciarpa in tinta potrebbe essere un di reinterpretarla. Questa era la nuance che ho scelto. Naturalmente di nuance ce ne sono tantissime, poi l'ho rivisto lungo, l'ho rivisto a cappottino, insomma anche in questo caso avete giocato con il colore, con i dettagli e con la lunghezza, cosa importante perché comunque questi progetti poi possono diventare tanto. Questo può essere un giacchino molto corto, può essere un cappottino o comunque un cardigan lungo, quindi vi fa piacere vedere che avete saputo cogliere i suggerimenti che vi ho dato anche durante il tutorial. Rimanendo sui filati nuovi, poi c'è la maglia che indosso in questo momento, che ha questo sprone rotondo, perché insomma lo sprone rotondo ve l'avete chiesto per tantissimo tempo, come si fa, come si fa, come si fa, che non è tanto lo sprone che cambia naturalmente, perché qui in questo caso abbiamo utilizzato il punto alto e quindi avete visto in che modo ho inserito la sequenza degli aumenti. Chiaro che se voi scegliete un punto di lavorazione particolare, eccetera, gli aumenti vanno visti schema per schema, diagramma per diagramma, però se vogliamo partire da una cosa semplice, questo è un metodo semplicissimo. Avete visto anche il calcolo è facile, si fa diviso 4, si aggiunge 10 o si toglie 10 e così si riesce a ripartire tutta la parte anteriore, posteriore e le maniche. Questo stesso calcolo lo potete fare nell'avvio di uno sprone, quando appunto, come vi dicevo prima, caricate un certo numero di catenelle e poi non sapete come dividerle. Questo calcolo vi può tornare senz'altro utile. Subito dopo questa maglia abbiamo poi inserito il primo abito della stagione. L'anno scorso di abitini in lana mi sembra non ne abbiamo fatti, forse uno, non ricordo, però quest'anno, visto che le richieste ci sono, le facciamo, anche perché dovete sapere che io metto gli abiti solo d'inverno. Non amo le mie gambe, d'estate mi copro sempre, quindi magari utilizzo dei pantaloni larghi, larghi, larghi per star fresca, ecco, però non metto gonne. Le gonne invece le metto d'inverno con la calza pesante e lo stivale. Vabbè, ognuno ha le sue paturnie mentali, il mio è che io non ho delle belle gambe. E ho realizzato appunto l'abito Herman, che adesso vi faccio rivedere un attimo. Ed eccolo qui. Allora, questo abito somiglia molto ad un abito che avevo in cotone d'estate, che aveva questo taglio a palloncino che veniva raccontato proprio attraverso questa grande piega che stava sul davanti. Ho pensato di riprodurla. Ora, qualcuno mi ha detto: no, ma tu perché fai le taglie per quelle secche, per quelle magre, per quelle che come te si possono permettere di indossare qualsiasi cosa? Vero fino ad un certo punto, perché questo? Allora vi dico subito, siamo partiti ancora una volta con un top down, quindi la maglia, l'abito, viene costruito dall'alto. Quindi quando è che si costruisce? Quando, partendo dalla scollatura, quindi da un certo numero di catenelle, costruiamo tutto lo sprone, che in questo caso è tutta la parte blu. Poi chiudiamo lo sprone e vi ho fatto vedere come fare, semplicemente appoggiando lo sprone ad una maglia che già avete. Già quando riuscite ad occupare tutto questo spazio, avete visto, poi vi metto qua dunque in che tutorial ve l'ho fatto vedere, nella maglia rossa, la maglia che ho realizzato col filato Harry, la maglia Charlotte, vi ho fatto vedere come si fa ad essere un po' più sicuri del fatto che si può chiudere lo sprone semplicemente appoggiandolo su un capo che avete già realizzato, e vi ho fatto vedere in che maniera. Ora, nel momento in cui voi andate a chiudere il vostro sprone, vuol dire che avete la vostra circonferenza, che non è la mia. Questo vuol dire che per raggiungere la vostra circonferenza, magari se siete una o due taglie più grandi di me, io sono una 40-42, per fare una 44-46 avrete fatto 1, 2, 3, 4 giri in più, dipende poi dallo spessore del filo. Nel momento in cui però voi l'avete chiuso, il vostro sprone è taglia 44 o 46, non è mica taglia 40, quindi è chiaro che già l'abito parte con la vostra misura. Scendendo, in corrispondenza della piega che trovate sul davanti, l'abito si va ad ammorbidire, perché noi abbiamo caricato 40 catenelle, poi è vero sì, si fa la piega, però abbiamo un'ampiezza in più. Che cosa fa questa ampiezza? Va ad ammorbidire il capo proprio sui fianchi e sulla pancia. In più, come vi ho detto durante il tutorial, fatta la suddivisione
suddivisione, scendendo ogni 2-3 giri potete inserire tranquillamente degli aumenti e andare ad ammorbidire ancora di più. Quindi non è vero che io faccio le cose per le magrissime. Poi chiaro, è sempre un taglio che scimmiotta il tubino senza l'aderenza, ma che comunque un po' rintraccia la forma della vostra silhouette, ma non gliela date voi la forma perché non è aderente. Poi lo stesso progetto con la piega che io ho voluto sotto il seno, perché mi raccomando, questa piega si fa qui o qui, se la fate in mezzo vi viene un seno mastodontico. Adesso invece lo facciamo dall'alto e facciamo un abito a uovo che io amo tantissimo, perché in quelle giornate in cui vogliamo essere disinvolte, in cui ci sentiamo un po' più gonfi, eccetera eccetera, ci dà una vestibilità molto pratica. Sapete quelle cose che voi infilate e uscite senza dovervi guardare allo specchio? Ne facciamo un paio, sia con un filato più sottile sia con un filato un po' più doppio. E tra i filati che ho, credo che facciamo un primo esperimento con, secondo voi imparo i nomi? Anche no, Elton, la sfumatura cipria. Proviamo con questo che è abbastanza sottile, vediamo anche un pochino la resa, poi magari ne facciamo un altro con un filato un po' più spesso, così facciamo un pochino di esperimenti, quindi provateci. Adesso vi faccio vedere invece la maglia Charlotte. Questa è andata online praticamente prima della recensione, della review del mese, e la maglia è questa qui. La spilla è rimasta attaccata perché naturalmente è parte integrante per me di questo progetto. In questo caso ho voluto molto enfatizzare la sfumatura del filato. Facciamo giusto due commentini, perché chiaramente sto girando il tutorial che è andato online da mezz'ora la maglia, quindi non ho potuto vedere i commenti, però posso già immaginare quali potranno essere. Allora, innanzitutto, per quanto riguarda l'avvio, potete lasciarlo identico per le varie taglie, farete solo dei giri in più, e in questo tutorial vedete come prendere spunto da un progetto che avete già realizzato o anche da una semplice maglia in cotone. Poi naturalmente la maglia va giù dritta, però anche in questo caso vale il discorso che vi feci per l'abito lemon, se l'avete seguito. Allora, quando avete una riga di punti alti seguita da un motivo, qualsiasi esso sia, un motivo di solito un multiplo, in questo caso era di 3. Se voi andate ad aumentare sulla riga dei punti alti di 3 in 3, o fate 3 o fate 6, insomma, andate praticamente ad allargare, quindi questa maglia può diventare una maglia curvy, semplicemente se scavalcato il seno, cioè chiuso lo sprone, andando a cominciare l'alternanza, vedete, io mi sono tenuta un po' più giù del seno, però a un certo punto ho cominciato con il nuovo punto di lavorazione. Ecco, da questo punto in poi, nelle righe di punti alti, fate 3 maglie in più, o 3 o 6. Fate poi il motivo successivo, che quindi vi allarga già un pochino il lavoro. Nella riga successiva ripetete di nuovo o 3 o 6. In base a come avete fatto nella prima riga, fate nelle successive. In questo modo la maglia diventa trapezio, quindi automaticamente diventa un taglio curvi. Quindi la vestibilità con lo sprone è quella che riguarda più che altro la circonferenza seno. Se non avete bisogno di ammorbidirvi giù, andate con i punti di lavorazione che avete. Se invece avete bisogno di ammorbidirvi sulla zona dei fianchi, oppure volete fare di questa una maxi maglia o un abito, quindi passata la zona dei fianchi, magari sulle cosce, eccetera eccetera, volete questo po' di morbidezza, sfruttate la riga dei punti alti. Poi, per quanto riguarda invece il collo, come avete visto, ho ripreso un collo sciallato, ripartendo proprio dalla lavorazione dello stesso sprone, quindi il collo non l'ho fatto separato, ma l'ho fatto direttamente qui attaccato. Gli aumenti si fanno fino a scavalcare la spalla e poi si va giù dritti, e questo è quanto. Ora immagino che la seconda cosa che mi chiederete è: ma per le sfumature? Allora, io ho preso la cake come si trovava, prendendo il gomitolo da fuori, quindi sono partita praticamente sul collo con il colore scuro. Sono andata avanti per tutta la maglia fino ad un certo punto con il primo gomitolo, no, sono di qua. Allora, sono andata avanti più o meno fino a questo punto, poi ho finito il gomitolo. E che cosa ho fatto? Il secondo gomitolo l'ho preso dall'interno, così ho continuato con il rosa. Poi mi sono fermata, che vedete già era cambiata un po' la sfumatura. Da quel punto in poi io non ho fatto più niente, quindi vuol dire che con questo colore ho avviato questa manica, vedete il colore è lo stesso, cioè tornava la sfumatura leggermente più scura. Quindi quando ho tagliato il filo qui, con lo stesso filo ho ricominciato la maglia, che è finita con lo scuro. Quando ho finito la manica, con lo stesso punto sono tornata sull'altra manica, quindi questa è partita tutta più scura. Quindi ho fatto questo piccolo passaggio, sono stata attenta a ricominciare il gomitolo solo qui. Questo l'ho preso dall'interno, poi dopo ho continuato così come il filo mi dava il colore, e questo è quello che è venuto fuori. Come vedete è molto delicato perché abbiamo una sfumatura molto lunga. Ora, a proposito di sfumature lunghe, vi posso dare questo suggerimento: loro danno il meglio di sé quando vengono lavorati su progetti grandi, quindi il filo sfumato va benissimo per il poncho,
stole, kefie, scialli, cioè tanto più è integrale il lavoro, tanto più la sfumatura prende la sua bellezza. Per fare le maglie, vedete, io ho scelto di lavorare un top down perché in questo modo il davanti e il dietro della maglia vi risulta perfettamente uguale, cosa che non sarebbe accaduta lavorando a pannello. Cioè il taglio, per esempio, vi faccio l'esempio della maglia Travis, non lo fate con questo filo perché vi viene il davanti di un colore, il dietro di un altro, una manica in un modo e in un'altra. Certo, essendo delle belle nuance, può essere molto particolare anche questo effetto, però io non l'ho voluto caricare molto l'effetto. Allora, lavorando in top down, in tondo, so che il davanti e il dietro mi viene uguale, quindi ottengo di sfruttare la sfumatura senza dover poi pasticciare troppo. Poi questi ovviamente sono consigli e ognuno poi interpreterà fili e colori nel modo che riterrà più opportuno. E questi sono soltanto i primi colori che vi avevo fatto vedere nella recensione, ma io ne ho scelti altri e adesso vi do qualche input su quello che potrebbero essere le anticipazioni. Allora, in questo esatto momento ho in lavorazione il filato Helen. Allora, praticamente io sono rimasta fedele ai colori che vi ho fatto vedere durante la recensione, cioè quelli che avevo spacchettati, alla fine sono stati quelli che ho utilizzato. Sapete il colpo d'occhio? Ecco, quando l'occhio vi va su un colore che magari non è proprio il tuo, però continui a fissarlo, a quel punto dici va bene, ok, scelgo te. E quindi praticamente ho scelto tutti i colori che poi vi ho fatto vedere nella recensione. Questo è quanto. E io già ho un pezzetto avviato con una lavorazione facile, 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 facile. Facciamo una maglia anni 60, 70, praticamente la facciamo leggermente svasata, quindi morbida, con una manica ampia, leggermente aperta sul davanti con un collettino rialzato, almeno. Questo mi è venuto nel disegno, ora vediamo se tra quello che è venuto in mente qua e le mie mani, insomma, riesco a fare quello che ho in mente, però insomma la sfumatura è veramente deliziosa. Chi mi segue su Instagram, il pannello grande che insomma ho dimenticato di avvicinarmi, l'ho già realizzato, quindi potete vedere senz'altro il colore, però ce ne sono tanti, quindi poi ognuno sceglierà come interpretare i progetti anche attraverso i colori. Poi ho preso questo che durante la recensione mi sembra di non avervi fatto vedere, ed è il filato Justin Swollen. Allora, quest'anno il verde pistacchio va tantissimo, e allora ho pensato di realizzare, cioè questa è l'idea, adesso vediamo se la faccio, di realizzare un top down col punto granny e di mettere un po' di fiori, perché i fiori quest'anno vanno alla grande. Poi io li metto, chi non li vuole non li inserisce, tutto qui, insomma, però prendiamo per buono il concetto di base che magari è la costruzione della maglia. Poi, come vi dicevo, vorrei tentare con il filato Elton di fare la versione dell'abito Herman, però con il taglio dall'alto. Ancora poi faremo un giacchino invece con il filato Dandy nella variante arancione. Come vedete, io non vi faccio vedere colori diversi dalla recensione perché quelli che mi hanno colpito alla fine ho preso, quindi ho ordinato le quantità e adesso via via sviluppiamo i vari progetti. Quindi diciamo che dei vari filati, insomma, ho già lavorato l'Herman che vi avevo fatto vedere durante la recensione, l'Harry con la maglietta rossa che avete appena visto, e poi c'è questo che è il Trog in questa bellissima sfumatura. Qua non vi anticipo molto perché poi in realtà io faccio degli che vi posso anche far vedere, ma se vi facessi vedere sta roba, voi, no, magari la messa a fuoco non c'è, direste, beh, da sta roba come fai a tirare fuori i progetti? Beh, io faccio degli schizzi così, ma sicuramente non si vede, cioè tipo questa è la maglia Harry, ma mi sa che non si vede, questa qui è la maglia Harry, questo è l'abito Herman, cioè io faccio degli schizzi molto essenziali e poi cerco di sviluppare. Quindi praticamente con il filato Dandy, questo qui, vorrei fare un cardigan asimmetrico, cioè praticamente vorrei che il davanti si sovrapponesse su un lato, quindi faremo due quarti di cui uno più grande dell'altro, in modo che ci sia una sovrapposizione e qui chiuderemo con una spilla. Questo sarebbe il progetto. Poi invece con il filato Helen, che è questo qui, questo taglio un po' come vi dicevo anni 70, e invece vorrei fare una maglia incrociata con questo filo, però di progetti su questo ne ho due o tre, sia cardigan che maglia criss-cross, quindi poi adesso vedo quale, in base a come lo comincio a lavorare, così il filo mi parla e io così come mi parla il filo mi scelgo il tipo di progetto da fare. Quindi diciamo che cercheremo di fare abiti, maglie, maxi maglie, tutto quello che, insomma, il mio obiettivo quest'anno è di non fare shopping, ve lo dico. Io compro scarpe e pantaloni, per il resto tra abiti, maxi maglie, maglie, eccetera, eccetera, insomma cerco di crearmi il mio guardaroba con il mio stile, il mio gusto, i miei colori, poi insomma
cercate di trarre quante più cose possibili dai tutorial, perché magari a volte vi danno un'informazione utile su, come in questo caso, un calcolo, poi magari voi lo utilizzate per un altro progetto, a volte vi danno uno spunto per un colore, per un filo, per un modello. Poi io dico sempre, voi guardate sempre tante cose, i tutorial eccetera eccetera, poi vedrete che di punto in bianco vi si mettono in linea i pensieri, quindi riuscite a trarre un'informazione da una cosa, da un'altra, da un'altra, da un'altra, e poi quando di punto in bianco entro sul mondo delle fate e leggo da tre tutorial della fata nasce questo, mi fate felice, sappiatelo, perché vuol dire che avete colto l'essenza di quello che io cerco di trasmettervi, perché poi ragazzi, diciamocelo pure, quando c'è passione, io credo che tutto quello che riusciamo a fare mettendoci un po' del nostro ci rende ancora più orgogliose del nostro saper fare. Poi fine settimana scorso c'è stato questo piccolo passaggino, vabbè, io vi faccio vedere le cose che non si vedono ma sono furba, e praticamente cosa è successo? È andata online la maglia Travis doppiata. Allora, qualcuno ha detto, mio Dio, ti hanno clonato il video, ci hanno parlato sopra. No, non vi preoccupate, sono Francesca e Valentina, che io qui ufficialmente ringrazio per la loro immensa disponibilità, e sono le ragazze che stanno praticamente sviluppando la sezione estero della tessera, l'ufficio estero della tessera. Avete visto? Se non l'avete visto ve lo dico, che il sito è stato tradotto in quattro lingue, quindi siccome adesso sono cambiate anche le condizioni nei termini di spedizione in Europa, che sono ancora più economiche di prima, adesso ovviamente si ha necessità, quando ovviamente arriva gente dall'estero che deve comprare, di tradurre il sito, e il sito è stato tradotto. Poi vi faccio una piccola grafica, vi faccio vedere dove si può vedere la traduzione del sito, anzi ve lo faccio subito, adesso sparisco per un attimo. Questa è la home page praticamente del canale, vedete c'è la bandierina italiana, se invece voi ci cliccate sopra si apre un menu a tendina, potete scegliere le altre quattro lingue dove appunto sono state utilizzate per tradurre il sito. Rieccomi! Allora, le ragazze ovviamente fanno tanto, certo non si possono occupare di me, non sono le mie badanti, come dico io, però si è voluto fare questo tentativo. Ma perché? Perché ci sono tantissime persone che mi scrivono da Sud America, oppure dagli Stati Uniti, il Perù, il Cile, l'Argentina, chiaramente la lingua italiana e spagnola, volendo, mettendo magari centimetri, qualche riferimento, riescono a cogliere. Con il pubblico inglese è un po' più dura, ma ragazzi, la mia ignorantità, come direbbe qualcuno, è tale per cui poter fare un video in lingua è per me molto difficile. Allora ho pensato di cominciare ad inserire i sottotitoli, quindi adesso man mano vedrete i primi esperimenti, anzi se c'è qualcuno bravo con le lingue e scrivo qualche castroneria, mi raccomando me lo segnalate, cerco di fare del mio meglio perché il linguaggio tecnico è diverso da quello parlato normalmente, quindi insomma devo avere rispetto anche per il pubblico estero, ne ho tantissimo per il pubblico italiano, a questo proposito poi parleremo anche un pochino delle fiere, però chiaramente quello estero c'è ed è presente tanto, e allora mi sembra giusto e corretto di tanto in tanto, un po' con i sottotitoli, con questo piccolo esperimento del doppiaggio, vedere se riesco ad accontentare anche le loro richieste naturalmente. Adesso questo è stato un bel esperimento, però se venisse rifatto, probabilmente verrà rifatto di tanto in tanto, vuol dire che insomma una volta al mese potete di sabato magari pubblico, così non interrompo la nostra pubblicazione del lunedì, mercoledì, venerdì, quindi se ogni tanto di sabato vedete qualcosa di strano sappiate che potrebbe essere un video tradotto. Per quanto riguarda l'argomento fiere, dunque, allora io mi dovrei mettere in macchina a settembre e scendere a fine novembre, perché ovviamente se dico vado a Napoli, tutte le altre regioni d'Italia dicono perché qui no, perché qui no, perché qui no, perché qui no, avete ragione. Però dovete tenere presente un po' di cosine, adesso prima cerco di difendermi, poi giustamente avete ragione nel dire che devo cercare di essere presente un po' dappertutto, ma un impegno che prendo, sappiatelo, poi una cosa la dico, la faccio. Ora, diciamo che ieri ho fatto un piccolo sondaggio sul gruppo per chi è iscritto, avete visto che ho cercato di inserire 3-4 date, 4 ne ho inserite, giusto? Roma, Napoli, Firenze e Bologna. Il pubblico napoletano è stato senz'altro il più attivo, con credo erano più di 300 le persone che avevano detto che avrebbero volentieri partecipato, quindi vi prometto in questa sede che nelle giornate del sabato e della domenica, quindi la fiera è 8, 9, 10 novembre, io arrivo il venerdì sera, quindi così che la mattina alle 9 del sabato sono già presente, sono disponibile tutta la giornata del sabato e la domenica mezza giornata, poi pranzo e riparto, perché poi il giorno dopo Sofia va a scuola, portandola con me questa volta, insomma devo cercare anche un po' di non farle marinare troppi giorni di scuola.
e quindi 8 e 9, no, 9 e 10, adesso sbaglio le date, 9 e 10, sabato e domenica, ok? Io purtroppo, voi sapete, non mi appoggio a nessuno, perché se partecipo con uno stand, eccetera, eccetera, finisco con il rimanere legata e non potermi muovere molto. Invece l'altra volta avete visto che alla fine la temperatura era piacevolissima e a Napoli l'altra volta c'erano due capannoni, due stand, due strutture, che però avevano un esterno in comune. Io alla fine mi sono fermata all'esterno, in modo che nel passaggio tra un padiglione e l'altro tutte passavate più o meno per lì. Se la temperatura è buona, io mi sto all'esterno, perché all'interno non si respirava per il caldo, la ressa, eccetera, eccetera, mi fermo lì. Poi, come ho fatto l'altra volta, io mi faccio un bel selfie, ma senz'altro avrò la maglietta fucsia, credo, con il mio logo, così mi vedete da lontano. Vediamo la temperatura. E poi vi dico esattamente dove mi trovo, e sono lì tutto il giorno, garantito. E la domenica, appunto, la mattina, così, insomma, chi non ha tempo il sabato, una volta che parto, insomma, cerco di esserci. E stavo valutando Roma, effettivamente, perché è molto semplice per me raggiungerla. Sono sempre 3 ore e mezza d'auto, non pensate che ci arrivo così. Più o meno il tempo di andare a Napoli e per Roma per me sono un po' la stessa cosa, perché anche un tratto di strada, tra l'altro, è in comune. Chiaramente devo sempre fare un pernotto, perché farsi 3 ore e mezza all'andata e al ritorno con la fiera nella stessa giornata, non arrivo a casa. Quindi faccio un pernotto. La zona della fiera questa volta è a Fiumicino, parlo di abilmente, la fiera è 28-29 settembre, quindi a brevissimo. Allora vi dico che ci sarò, ok? Quindi Roma, 28-29 settembre, sempre sabato e domenica. Io arrivo naturalmente il sabato mattina, parto molto presto e cerco di essere lì. Non vi prometto un'apertura, perché sono sicura che 3 ore e mezza con il traffico diventano qualcosa anche di più, però insomma per le 11 del sabato io vorrei essere lì. Poi tanto resto tutto il pomeriggio fino a chiusura, e la mattina rientro in apertura ed esco verso le 2 o le 3 del pomeriggio, anche un po' più tardi, così insomma tra sabato e domenica spero di potervi conoscere. Ci tengo veramente moltissimo e l'avevo promessa l'anno scorso come data a Roma, e quindi cerco di essere coerente. Poi sinceramente, quindi ci siamo, Napoli e Roma confermate, ok? Giornate di sabato, mezza giornata di domenica per entrambe le fiere. Ora stavo valutando anche Firenze, per il semplice fatto che prende il Ponte di Tutti i Santi, la scuola è chiusa, quindi potrei uscire 3 giorni tranquillamente, però è il fine settimana prima di Napoli, e tra i tutorial, la casa, la famiglia, la scuola, diventa un'impresa. Lasciamo il discorso economico, perché è meglio lasciarlo a sé, perché è un salasso tutte le volte, perché chiaramente, ragazze, io mi pago anche il biglietto in fiera, sappiatelo. Se me lo riesco a stampare prima me lo pago ridotto, altrimenti l'anno scorso a Napoli non ho fatto in tempo e l'ho pagato pieno per tutte e due le giornate d'ingresso. Quindi, come vi dicevo, non mi appoggio a nessuno stand. Qualcuno mi ha chiesto se Tessiland faceva la fiera, quindi aveva un proprio punto di riferimento. No, loro le fiere non le fanno, la loro vendita è solo online, quindi io vado per me stessa e per voi, vengo ad incontrarvi, vengo a conoscervi. Quindi adesso a Napoli sono stata, quindi so che c'è questa struttura esterna, questo passaggio, questo corridoio esterno dove ci possiamo fermare tranquillamente. Roma invece per me è una realtà completamente nuova, ma io mi metto cellulare alla mano, e soprattutto per chi è presente sul gruppo cercherò di fare un po' di scatti, di fare dei video in diretta, così anche chi non c'è può a suo modo partecipare, ok? E quindi vi dico dove più o meno sono ferma, e ci resto tutto il giorno, quindi spero di potervi conoscere, abbracciare più persone possibili, perché questa cosa mi rende molto fiera, molto orgogliosa, molto molto felice. La vostra emozione sappiate che è la mia, e ci tengo molto. Poi chiaramente adesso facciamo un discorso di questo tipo: se adesso faccio Milano-Roma, magari faccio Firenze-Bergamo la volta successiva, tanto le fiere ci sono in autunno e ci sono a primavera. Adesso magari stabiliamo 2, massimo 3 date, devo vedere Firenze ma non sono sicura, proprio per la vicinanza all'altra fiera. Quelle che non faccio adesso magari le faccio a primavera. L'autunno successivo cambierò ulteriormente le date, magari inserisco Vicenza, inserisco in modo da farle tutte, perché ovviamente per me, io le farei tutte volendo, ma è un disastro veramente potersi organizzare 3 giorni, uscire, ci vuole molto economicamente, a livello organizzativo, per il canale stesso, insomma è un po' tanto impegnativo. Però adesso di 2 in 2 almeno, stagione per stagione, adesso a primavera ne faccio altre 2, isole comprese, promesso per... Ah!
Naturalmente mia madre riesce a chiamarmi mentre giro il tutorial, ma io il pezzo non lo taglio e va bene così. Salutiamo tutti la mamma, ciao mamma, ti richiamo fra 5 minuti, perché gli ho richiuso il telefono, gentilmente adesso mi mandano, adesso mi richiamerà, adesso tenetevi pronti che risuona nuovamente. Va bene, vi stavo dicendo che isole comprese, quindi promesso al pubblico siciliano e spero anche sardo di poterci essere, insomma è dispendioso, semplicemente questo, in termini di tempo, in termini economici, ma io quando mi fisso degli obiettivi sono testarda, da buona abruzzese, sono testarda e cerco di esserci, ve lo prometto. Quindi io adesso vi saluto, vi ho fatto qualche anticipazione su quelli che... Io tengo il telefono perché ho paura che suoni di nuovo. Dunque vi ho fatto vedere i progetti che sono andati online, quelli che andranno a brevissimo. Ovviamente io sono già pronta per fare un altro ordine, però adesso vi faccio un video a sorpresa, ma non vi dico niente. Vi saluto, vi bacio e vi rimando al prossimo tutorial.